Allora, siamo anche con i giovani dell'Olympic Rossanese per questo allenamento prefestivo. Siamo con Curatolo. Allora, molte volte in telecronaca mi arrabbio quando magari non passi il pallone, però poi riesci sempre a uscire palla al piede. Allora, sicuramente ti sei trovato bene quest'anno in questo Olympic, sei contento della tua stagione? Sì, sicuramente fare 68 punti non è da tutti, soprattutto in questo campionato di promozione. Visto che c'è un Corigliano che è di un'altra categoria, noi siamo lì a meno 3 e fino all'ultima giornata siamo lì a rincorrere. Aspettiamo un passo falso della diretta concorrente e cerchiamo di fare bene fino alla fine. Secondo me molte volte hai tolto le castagne dal fuoco a Mister Pacino. Qual è la partita che ricordi con più piacere o l'azione che ricordi con più piacere di quest'anno? Sicuramente il derby con la Rossanese è stata una delle mie migliori partite, secondo me. Ma anche contro la Sirana all'esordio, il gol allo Stefano Rizzo, ci sono state tante, tante belle emozioni che ho visto quest'anno a Rossano e non mi aspettavo di viverle in questa maniera. Allora, adesso invece parliamo con Tramontana. Io molte volte ho detto in telecronaca che hai truccato la carta d'identità perché ti vedo uscire palla al piede, insomma anche ottimi fraseggi. Sicuramente giocare in una squadra, diciamo, di livello medio-alto aiuta, però tu ti sei inserito subito molto bene. Sì, mi sono inserito subito bene, non è facile perché comunque era il primo anno con i grandi, però sono contento della stagione come è andata, quindi contento anche per i 3 gol che ho fatto. Bene, sono contento. E invece, adesso che mancano queste 4 partite, come vi sentite all'interno dello spogliatoio? Carichi? C'è voglia di fare bene? C'è voglia di affrontare le gare una alla volta? Oppure magari si fa qualche pensiero su come potrebbe finire la stagione? Ma l'obiettivo della stagione è quello di comunque di vincere tutte e 4 le partite. Come ho detto già precedentemente, il campionato si decide alla fine, quindi ancora nulla è dato per perso, quindi cercheremo di arrivare al Corigliano e vincere questo campionato. Invece adesso parliamo con Gallo. Allora, non ti avevo mai visto giocare, poi quest'anno mi è capitato più volte, ti faccio i complimenti perché sei riuscito sicuramente anche a ritagliarti uno spazio importante con diverse presenze. È una stagione per te comunque importante. Sì, come per me, anche per tutti, penso che sia una stagione molto importante. Cerchiamo di fare bene, dare il massimo e cerchiamo di finire al meglio questo campionato. Allora, naturalmente io colgo l'occasione anche per salutare Vincenzo Gallo, tuo padre, colonna storica, veramente una persona importantissima per il calcio, non solo a Corigliano. Il rapporto tra voi due, io so che magari è anche abbastanza severo, io dico, ma ha giocato bene tuo figlio, lui poteva fare meglio, non ti esalta più di tanto, credo che sia giusto anche così. Penso sia giusto così perché bisogna sempre stare con i piedi per terra e lui queste cose le sa prima di me e quindi cerca sempre di darmi una mano come lui può meglio fare. Allora, noi naturalmente, mentre loro corrono, ora li potete subito raggiungere, potete andare in diretta, prego, prego, grazie per l'intervista. Allora, abbiamo raccontato con Tramontana, Curatolo e Gallo questa stagione finora dell'Olympic Rossanese, abbiamo sentito Mister Pacino, il capitano Zangaro. Cogliamo l'occasione anche noi per formulare a tutti gli sportivi migliori auguri di buona Pasqua, anche a nome di Vincenzo Marino, di Giuseppe Piro e di tutti quanti i collaboratori di TLC Sport. Arrivederci dopo le vacanze pasquali per raccontare di questi campionati dilettantistici che tanto ci appassionano. Arrivederci a tutti.